Assessore D'Alterio, buone notizie per la protezione civile, sembra che sia arrivato un finanziamento. Sì, è una notizia di pochi minuti fa, poche ore fa. Fortunatamente, grazie alla sinergia con Città Metropolitana e con il consigliere Raffaele Cacciapuri, proposto un emendamento proprio da lui oggi in Consiglio di Città Metropolitana, è stato votato e quindi abbiamo reperito 25.000 euro da destinare alla protezione civile per attrezzature per quanto riguarda il dissesto idrogeologico ed altre attività da fare sul territorio. Per quanto riguarda la sede invece all'interno dello stadio Nuvoletta? Alla sede ci stiamo lavorando insieme all'ufficio tecnico per incominciare i lavori nel più breve tempo possibile, perché prima di questa c'era l'ipotesi di fare il centro Covid all'interno dello stadio, quindi ci siamo fermati un attimino per dare priorità, però a breve sicuramente ripartiranno i lavori per attrezzare e per sistemare la sede. Quindi sarà il centro della protezione civile maranese e intercomunale? Sì, sicuramente.